Il lavoro in agricoltura, le nuove norme di contrasto al caporalato, se ne è parlato nell'aula consiliare municipale su iniziativa della FIDAPA. Sentiamo la presidente. Veramente perché sinceramente la nostra vicepresidente è la dottoressa Rosa Zoppi, che è funzionario regionale, proprio lei tratta questi temi, ce l'ha proposto, a noi è piaciuto, è sembrato interessante. E l'abbiamo fatto nostro. È venuto la gente interessata, le associazioni di categoria purtroppo non sono venute, non hanno partecipato, anche se invitate e sollecitate a farlo. Però mi auguro che il pubblico che è venuto si sia aggiornato su tante cose che a noi sicuramente erano sconosciute, perché non essendo addetti ai lavori, però interessanti comunque. Un problema molto sentito nell'area nord di Basilicata. Ma adesso siamo in fase di preparazione del piano d'accoglienza e delle prenotazioni per la prossima stagione, quindi sono in atto i lavori di preparazione. Ha usato parole forti, ha parlato di un apparato paramilitare. Sì, ci sono alcune etnie, alcuni gruppi che hanno un'organizzazione quasi paramilitare, cioè chi si sgarra. Come affrontare questa emergenza? Con due cose, con il centro di accoglienza e con la prenotazione al centro per l'impiego per incrociare la prenotazione del datore di lavoro e con quello del lavoratore. Un consiglio che si sente di dare a chi ha bisogno di un intervento concreto? Concretamente l'anno scorso sono stati assunti quasi 1.150 persone, nel 2013 sono stati assun erano assunti 540, quindi c'è stato un salto di qualità. Rivolgersi al centro per l'impiego di Lavello. Infine, il funzionario dell'Ispettorato del Lavoro di Potenza e di Matera. Non abbiamo approfondito molto bene perché non c'erano gli interlocutori giusti e quindi non siamo riusciti ad affrontare il problema reale, però il fenomeno in Basilicata c'è. In un minuto, che cosa avrebbe detto l'associazione di categoria che non c'erano questa sera? Sentiranno, ascolteranno questo servizio? Iscrivetevi alle liste, fate prenotare i vostri iscritti alle liste di prenotazione, eviterete tanti problemi quando i miei colleghi ispettori andranno sui campi.